vari modi per realizzare un muro. Uno di questi prevede l'utilizzo del cartongesso. Il cartongesso è un materiale che viene utilizzato in edilizia per realizzare controsoffittature. Si presenta come una lastra di gesso ricoperta su ambo i lati da cartone. Su di un lato, quello che incolleremo ad una struttura in legno, lasceremo la carta. Dall'altro lato invece verrà tolta. La cosa più importante da fare è quella di inumidire molto bene la superficie. Con un qualunque utensile affilato, uno scalpello o un taglierino, provvederemo piano piano a sollevare la pellicola. Non preoccupatevi se alla fine la superficie del gesso non sarà perfettamente liscia, in quanto tornerà sicuramente a nostro vantaggio se dovremo realizzare un muro rustico. L'asportazione della carta è un lavoro che richiede molta pazienza. Al lavoro finito il risultato sarà questo, una lastra di gesso con il retro in cartone. Il cartongesso è però un materiale molto fragile, sarà così necessario fissarlo su una struttura in legno. Per realizzare la nostra parete prenderemo un pezzo di truciolare. Cominceremo poi a disegnare la nostra parete tenendo però presente tutte le regole della prospettiva. In precedenza tutte le linee convergono in un punto di fuga. Per stabilire il punto di fuga fisseremo un chiodo a una distanza pari al doppio della profondità del piano del presepio, in questo caso 75 cm piano, 1,5 m il chiodo. Fisseremo poi una corda all'altezza delle statue in primo piano. La corda ci aiuterà ad avere l'esatta inclinazione che tutte le linee orizzontali prendono con la prospettiva. Stabilita la misura dell'altezza della casa, tracceremo prima la linea del tetto, successivamente la linea della porta, dell'altezza della porta, gli eventuali finestre, ed infine quella del pavimento. Le linee verticali, anche con la prospettiva, restano sempre verticali. Per procediamo ora a tagliare il pezzo secondo le misure che abbiamo stabilito. Il cartongesso si può tagliare comodamente con una qualsiasi sega. Non ci resta altro che incollare il cartongesso al pannello di legno. Dobbiamo ora disegnare le pietre sul muro della nostra casa. Molti disegnano i muri in questo modo, tracciando prima delle linee orizzontali, intervallandole poi con delle verticali.
l'effetto che si ottiene non è sicuramente quello di un muro naturale. Molto meglio se invece di così disegneremo le pietre a una in questo modo. L'effetto che otterremo è sicuramente più naturale di quello disegnato sopra. È molto importante osservare la realtà. Possiamo così notare che in un paese si possono vedere diversi tipi di muro. Vediamo ora alcuni tipi di muri. Il consiglio che vi do è di fare fotografie a vari tipi di muro, di tenervi davanti queste fotografie mentre iniziate le vostre lavorazioni. È importante osservare i dettagli. Le parti rovinate rendono più vissuto un muro. Molto importanti in un presepio sono la riproduzione di utensili e di attrezzi. Inizieremo prima a praticare un buco con uno scalpello nel centro della porta e della finestra. Ritaglieremo poi con una comune sega il materiale in eccesso. Le eventuali linee uscite storte si possono addrizzare con una raspa. Ed ecco il risultato finito. Come potete osservare, in precedenza ho tagliato il pannello di truciolato sulla porta e la finestra di una misura maggiore. Questo per poter permettere poi di riempire questa parte con del gesso per nascondere il truciolato e per poter continuare la lavorazione sullo spessore. Anche le pietre che vado ora a disegnare si avvalgono delle norme della prospettiva. Non è necessario tirare una riga per ogni mattone, ma bensì è sufficiente tracciarne alcune. Per tracciarle mi avvalgo del sistema della corda. Il cartone